Verissimo, Heather Parisi, il rapporto con Jacqueline. Basta gossip, sono contenta di diventare nonna. Ospiti di Silvia Toffanin nella puntata di domenica 8 settembre, la showgirl parla del rapporto con la figlia Jacqueline Luna che sta per renderla nonna. Heather Parisi e ospiti di Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo di domenica 8 settembre. Dice di avere farfalle belle nello stomaco. Dopo aver raccontato alla conduttrice che oggi sta vivendo una nuova serenità, affidandosi alla spiritualità e grazie alla vita insieme al marito Umberto Maria e ai loro gemelli di 14 anni, Dylan ed Elizabeth, arriva il tema più spinoso che la riguarda. L'apparente totale assenza di Heather Parisi nella gravidanza della sua secondogenita Jacqueline Luna di Giacomo, che sta aspettando un figlio da ultimo e che ha con la madre un rapporto che da fuori appare parecchio burrascoso. La conduttrice le chiede dei figli più piccoli, i due gemelli, e poi delle due più grandi che vivono da molti anni lontane dalla madre, e Heather Parisi risponde: Rebecca Jewel quando è nata avevo 34 anni e lei era la mia vita, la portavo ovunque, era il mio sogno realizzato. Da anni volevo rimanere incinta a fare figli ma ogni anno mi dicevano no che devi fare sabato sera. Con lei lavoravo e facevo la mamma, io sono orgogliosissima di lei, ha appena fatto 30 anni, ha fatto una gavetta studiando all'estero, è dentista. Abbiamo un bel rapporto, ci capiamo anche se ci vediamo una volta l'anno. Ti pesa non vedere le tue figlie più grandi? Chiede Silvia Toffanin. Le mie figlie più grandi ormai sono donne, hanno anche la loro vita, non è importante la qualità non la quantità. Ci sono tanti problemi ed equivoci quando ci si separa, non solo case diverse ma equivoci che possono diventare grandi, se non vai d'accordo con i papà. Alla domanda se da madre Heather Parisi rimpianga qualcosa, risponde diretta, no. Io ho lasciato la carriera. Quando è nata Jacqueline Luna avevo 40 anni, questo cherubino biondo con gli occhi verdi e la pelle di pesca. In quel momento avevo la bambina di 6 anni, questa creatura meravigliosa appena nata e io ho lasciato la carriera perché ho pensato questa è la mia vita, voglio fare la mamma. Ma ora, le ricorda Silvia Toffanin, sta per diventare nonna. Heather Parisi salta sulla sedia e lo so, squittisce, ma ti rendi conto che io divento nonna? Quando ho incontrato Umberto e a 50 anni ho partorito i gemelli e i giornali mi chiamavano mamma nonna, invece ora che davvero divento nonna sono davvero estasiata, è una grande gioia. Ma Heather Parisi non fa finta di nulla rispetto alla polemica che l'ha travolta. Però, su tutta questa polemica io vorrei dire una cosa, la nonna non è la protagonista in questa storia. I protagonisti sono la mamma e il papà e la creatura che sta per nascere, e giornalisti e influencer la devono smettere di dire cose false e mettermi in bocca cose, perché i miei avvocati si stanno divertendo molto. Poi va più nel dettaglio, l'anno scorso ho fatto un'intervista con una giornalista, ma lei mi punzecchiava in continuazione. Mi metteva in difficoltà e a un certo punto ho iniziato a dare risposte superficiali perché di alcune cose non volevo parlare. Mi dispiace se Jacqueline Luna è rimasta male per la mia non intervista dell'anno scorso. Lei non si rende conto, ha scelto di scrivere qualcosa sui suoi social e però ha creato problemi anche ai gemelli perché ha scatenato gli haters. Comunque non voglio criticare, lei è libera di fare tutto, ma io non ho nessuna intenzione di raccontare quanto e quando vedo i miei figli. Io sono veramente felice di essere nonna, e non vedo l'ora di conoscere il mio futuro nipote, ma ci mancherebbe altro.
Chi scrive cose diverse lo fa per mettere odio. Io già spero che il mio nipote non mi chiami Nana Krillù. La gente non deve credere ai giornali spazzatura, io parlo solo tramite i miei social. Sogni un pranzo con i tuoi quattro figli? Le chiede in conclusione Silvia Toffanin, e Heather Parisi risponde. Sì certo, questo sì, io sono serena e spero che gli altri siano sereni pure, certo non sono una mamma perfetta, perché le persone perfette non esistono.